venuta la rosa shocking, Giuseppe Tagliapietra ha guadagnato i pali, ma Battaglin e Zanini, attenzione al break di Breganze e attenzione al gol di Tommaso Volpe, che quando sono passati esattamente Marco Todeschini, che ha preso il posto di Carlo Sassuolo, avanti ancora break di Breganze, è sempre la legge dell'87, Tommaso Volpe, stecca caldissima lassù, perché dicevo Luci in quanto ha messo a referto tre gol, e attenzione adesso perché anche Breganze va a quota tre gol. La gara ripassa per Andrea, pallina in mezzo, azione spettacolare sull'asse Guglielmi, Zanini, Andrea Zanini, sostanzialmente lottare per il passaggio del turno. E ora attenzione sul Marcolino dell'azione, Battaglini contro Todeschini, tutto regolare per il direttore di gara, attenzione gioco a tre, e Giovanni Tagliapietra, ed ora attenzione, eccolo lì, Davide Zanini muove pallina, alza e schiaccia, giusto, una fase storica della partita, perché è uscito Andrea Zanini, però ci ha pensato questo signore qua con la camisetta numero 5 ad andare a quota 4, Franco Giuliani, ed ora Federico Tiella con il suo primo gol qui in Coppa Italia, porta a 3 lo score, non c'è nessuno lì davanti, vediamo cosa si inventa il 5 di Sawa, e ora Davide Zanini si trova la pallina lì, non ci pensa due volte, Montecchio qua, Breganze, una volta Giovanni Tagliapietra, Brante di Breganze, confusione, stecche, palline, patini dappertutto lì, ed ora ci pensa di nuovo Giovanni Tagliapietra a mettere Breganze con il muso in avanti, quando attenzione contropiede di Breganze da Giovanni Tagliapietra, pallina sbranciata in avanti, e questo veramente è un super gol che vede un assist al bacio di Battaglin, apparecchia la tavola, quota si mette in qualche modo Carlo Sanson, la pallina resta lì e c'è sempre Giovanni Tagliapietra, Giovanni che sfuma, transizione ancora di Volpe in avanti e porta a 8 lo score per Breganze. Altra partita, ah, non c'è più il fallo di pattino, Volpe alza e schiaccia, e l'87 porta a 9 le marcature per Breganze, insomma Montecchio abbastanza veemente lì in mezzo alla pista, e di nuovo Volpe, e di nuovo gol, e ora Breganze va a quota 10, Montecchio resta sempre fermo. Io direi a questo punto che possiamo interrompere anche questa diretta, io ringrazio sempre Davide Meneghello qui in regia e Carlo Dalla Valle alle riprese, da Nicola Maragnin è tutto, e la più cordiale buonasera a tutti voi.